di ascoltarmi, sono qui in poche parole appunto per parlarvi di quello che ha colpito tutti, non soltanto i cittadini comuni che magari con la giustizia spesso sono stati coinvolti e impauriti dalla giustizia e vedono e non hanno e credono di non avere più tutela. Io faccio l'avvocato, oltre, e vi dico un'altra cosa, sono anche un consigliere 5 Stelle nel comune di Padova, un doppio impegno. E sono anch'io rimasta stupita perché vedo come all'interno del diritto, abbiamo prima sentito i parlamentari che svolgono un ruolo di legislatore, il Parlamento approva le leggi. Io invece quelle leggi, il codice penale, lo applico costantemente, lo applico, i giudici applicano la legge, però è il mio strumento di lavoro. Purtroppo la pena della corruzione, quel reato gravissimo commesso da Galan, prevede dei limiti che sono bassissimi. 2 il minimo della pena, 5 anni il massimo della pena. Ma se qualcuno di voi mastica un po' di diritto, oppure ormai siamo quasi tutti cittadini informati, avrete sentito parlare di patteggiamento, le alchimie giuridiche possono e permettono a queste persone che commettono reati gravissimi di attenuare la pena in maniera pesante, quindi patteggiamento, un piccolo accordo con il pubblico ministero, restituisco qualcosa e mi ritrovo una pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione. Questa è una pena che ha peraltro alcune conseguenze particolari. Le pene sotto i 3 anni di reclusione non comportano l'interdizione legale, l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi significa che questi ladri possono continuare a essere eletti, a candidarsi, a contrattare come sentivamo prima con la pubblica amministrazione. Oltre a tutta un'altra serie di cose che per le persone comuni che incappano in errori gravissimi e devono pagare le proprie pene, a loro questo non accade. Un'altra cosa, attenuanti all'infinito sono state applicate a Galan, perché pur di salvare una piccola parte del maltolto, allora la giustizia ha un po' calato le braghe, questa è la verità. Tanti soldi erano stati sequestrati al nostro ex ministro, però una pochissima parte di quei soldi sono poi finiti dentro l'accordo, soltanto 2,6 milioni di euro. Ma perché? Perché su tutti i capi di imputazione che questo signore vantava, tantissimi, io non conosco benissimo i numeri del capo di imputazione, ma credo che superassero la decina, l'80% dei reati ha subito la prescrizione. La famosa prescrizione che quella legge ex Cirielli, che il partito di cui Galan fa parte, Forza Italia, nel 2006 si è approvato facendo uscire personaggi come Previti, l'avete sentito Previti, sapete chi è Previti, no? E altri nel processo Parmalat, molti reati sono stati prescritti, dove lì in quel caso c'era un numero immane di persone offese, tantissimi risparmiatori che hanno subito danni. Ma anche in questo reato, in questo caso, il nostro ex ministro, lo vediamo, c'è una villa faraonica, è libero immediatamente. Quello che mi colpisce, questo è anche un appello che faccio ai nostri parlamentari, è che all'interno del diritto penale, della legge stessa, si stanno creando delle disuguaglianze allucinanti, paurose. La forbice della disuguaglianza è sempre più ampia. Ci sono i ricchi, i colletti bianchi, i famosi reati dei colletti bianchi, che alla fine se la cavano sempre. Poi c'è quella parte, quella fetta di cittadini comuni che sono invisibili anche agli occhi della giustizia. Ecco, il mio impegno anche come avvocato naturalmente non è certo quello di, come magari fa qualche altro collega, di impegnarsi e arrivare fino ai massimi livelli della politica per poi farsi le leggi. No, io se mi siedo al tavolo con un pregiudicato è per fargli una consulenza, non per trattare la legge elettorale. Questo non lo farai mai, o perché come fa Renzi si siede con un pregiudicato e decide domani cosa devo, come, con quale strumento devo andare a votare. Questo io lo considero inaccettabile. Quindi io, per ricordare così un po' quelle che sono le, diciamo, vi cito un passaggio. La nostra Costituzione, l'articolo 4 della Costituzione, prevede una cosa, un impegno da parte di tutti i cittadini di contribuire anche a quella che è la crescita morale
e questi non sanno proprio cosa significa, spirituale, del nostro paese. Questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti. Ecco perché io mi stupisco e mi indigno perché non si dimettano, perché non abbiano quella onestà, non tanto onestà di diritto che ormai abbiamo visto non ce l'hanno, ma nemmeno intellettuale, morale, di dimettersi a fronte dei cittadini. Buon lavoro a tutti, in alto i cuori. Buonasera.